L'8 e il 9 giugno si voterà anche per le elezioni europee in molti comuni. Noi abbiamo candidato delle figure che danno un valore aggiunto al Movimento 5 Stelle, che ci rafforzano nelle battaglie che riteniamo decisive. Una di queste figure, uno di questi nuovi amici è Maurizio Sibilio, è professore ordinario di pedagogia, prorettore dell'Università di Salerno. In realtà non è un nuovo amico perché ha iniziato a lavorare con noi già quando abbiamo formato un po' di tempo fa la scuola di formazione del Movimento 5 Stelle, perché riteniamo fondamentale anche formare una nuova classe dirigente. Ci ha aiutato in tutto quel comparto che riguarda anche l'intelligenza artificiale, le nuove tecnologie e soprattutto ci rafforzerà nelle battaglie sull'istruzione. Iniziamo subito dalle polemiche più recenti di questa campagna elettorale. Maurizio, io credo che vada spiegato bene perché è proprio sbagliato alla radice, fortemente discriminatorio, il concetto che Vannacci e altri sostengono che esista una normalità e gli altri invece sono anormali, il che significa cacciare via i marginali e le minoranze, ma soprattutto quando poi va a applicare questo concetto ai ragazzi, agli alunni con disabilità, diventa veramente prefigura la creazione di classi ghetto fortemente discriminatorio, contrario ai principi costituzionali e sicuramente a qualsiasi principio della pedagogia moderna. Che dici? Perché la disabilità è un'occasione di crescita per tutti, per i nostri ragazzi, per la società, 50 anni di storia, di battaglie per l'affermazione del diritto alla differenza. E quindi una società fatta di differenze, una società nella quale si costruisce una vera democrazia, quindi un'occasione per la scuola. Le classi differenziali sono state una ferita che è stata superata da 50 anni. Possiamo dire che c'è tanta ignoranza in questa posizione? Io ho consigliato a Vannacci di andare a studiare su questi temi, perché c'è una insensibilità di carattere costituzionale. E in Europa noi ci batteremo per rafforzare il pilastro fondamentale della istruzione e della formazione. L'istruzione e la formazione in Europa è la risposta all'autonomia differenziata che differenzia i diritti, ma anche in ambito formativo dell'istruzione definisce 20 modelli diversi, quindi un disastro per la nostra identità nazionale. Un'Europa che è in grado di sostenere non solo l'accesso alla scuola, i temi delle barriere architettoniche, quelli più in generale, di un sistema formativo che si prepari a intelligenza artificiale, che crei i presupposti, che si creino delle condizioni bottom up, cioè territoriali di risposta alla costruzione di competenze e alla crescita della cultura legata all'innovazione. Maurizio Sibilio ci darà una forte mano, candidato nella circoscrizione sud con noi al Movimento 5 Stelle, ma tutti i nostri candidati si batteranno tutti per evitare che ormai tutte le risorse finanziarie siano destinate, concentrate sugli investimenti militari. Noi stiamo abbandonando la transizione energetica, l'Europa sociale, l'Europa solidale, stiamo abbracciando invece l'Europa del riarmo, stiamo abbracciando una transizione militare. Contrasteremo tutto questo e contrasteremo, come abbiamo già fatto con voti recenti all'Europarlamento, quello che è il patto di stabilità che ci impone 13 miliardi di tagli all'anno. Questo significa tagliare sulla sanità, che è già disastrata, tagliare sull'istruzione, è proprio quello che non ci possiamo permettere, come diceva Maurizio Sibilio, tagliare su quelle che sono le politiche del lavoro, salario minimo, investimenti, reddito di cittadinanza, lo reintrodurremo a livello europeo. Siamo fortemente determinati, Maurizio, tu ci dai una grande mano, ci darai una grande mano e sarai con noi a rafforzarci in tutte queste battaglie. È un privilegio e un onore farlo per il progetto del Presidente Conti e per il Movimento 5 Stelle. Maurizio, davvero in bocca al lupo. Grazie.